Se la prova del cuoco targata Elisa Isoardi stenta, vieni da me e fa il pieno di gradimento. Merito anche della sua presentatrice Caterina Balivo. Intelligente, bella, spigliata e con nessuna paura di osare. Nell'ultima puntata di Vieni da me infatti Caterina Balivo ha sfoggiato un look come al solito elegantissimo. Per l'apertura della settimana, la conduttrice ha scelto uno slanciato tacco a spillo, fasciata in un tubino nero e poi il colpo al cuore del pubblico maschile con un gioco di trasparenze da togliere il fiato. Solo qualche giorno fa la conduttrice aveva fatto indispettire molte donne rivelando il suo segreto per tenersi in forma. È sotto gli occhi di tutti che Caterina ha un bel personale. Bella, mora, con gli occhi da cerbiatto e un corpo perfetto. Ma quello che ha detto nell'intervista ad Kronos non è piaciuto. Senza la pasta non potrei vivere, ha detto la conduttrice di Vieni da me, sono di origini napoletane e mia mamma è una pastara doc. Non tutti lo sanno, ma io sono cresciuta a spaghetti e maccheroni. E ancora, l'ire la mangio da sempre, da che ero bambina, e continuo a farlo tuttora. Anzi, la cucino sempre anche per i bambini. Non sono mai stata in sovrappeso e questo certifica il fatto che la dieta mediterranea non fa male. La mangio praticamente tutti i giorni a pranzo, condita in tutti i modi. E ancora, dal pesto alla passata di pomodoro artigianale tipica delle mie parti, dalle melanzane ai frutti di mare. Quando voglio stare attenta alla linea ne mangio non più di 80 grammi. Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo intende ispirarsi come adattamento al The Ellen DeGeneres Show, il talk show televisivo made in USA che dal 2003 ad oggi ha vinto 36 Daytime Emmy Awards. Nel corso di ogni puntata si alterneranno interviste, giochi con il pubblico in studio e con il pubblico a casa. Attualità, repertorio, approfondimenti, clip, storie sorprendenti sia di personaggi famosi sia di gente comune. Caterina Balivo è uno dei volti più noti della TV. Nata a Napoli il 21 febbraio del 1980. Modella, attrice, presentatrice TV, ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico. Figlio dell'ex ministro Antonio Maccanico. Il 29 maggio 2012 Etta ha ripartorito il suo primo figlio, Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 13 marzo 2017 annuncia, con una foto nei suoi social e blog, di essere incinta della seconda figlia da Brera, chiamata Cora, nata il 16 agosto successivo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.